Esercizio 14. Due blocchi di masse 4 kg e 7 kg sono appoggiati su un altalena lungo 8 metri. Calcola e disegni in scala le forze e i momenti torcenti sull'asta. L'altalena ruota o no? E da che parte? Quale forza applicare in B per ripristinare l'equilibrio? Allora, innanzitutto in questo problema nel testo c'è un errore, probabilmente di battitura, perché nella figura l'asta è di lunga 3 metri, 1,5 più 1,5. Mentre il testo del problema risulta lungo 8 metri. Io per fare i calcoli mi sono basato sulle lunghezze rappresentate nella figura. Innanzitutto, in questo problema vanno calcolate le forze peso dei due corpi appoggiati sopra l'asta, quindi m grande e m piccolo. E la formula per calcolare la forza peso è massa per cambio di gravità, che è di 9,8 N sul chilogrammo. Quindi per calcolare la forza peso di M grande, ovvero il corpo che ha una maggiore massa, bisogna moltiplicare 7 kg per 9,8 N sul chilogrammo. Chilogrammo e chilogrammo si semplifica e il risultato è 68,6 N. La stessa formula applicata per calcolare la forza peso di M piccolo, quindi 4 kg per 9,8 N sul chilogrammo e il risultato è 39,2 N. Ora dobbiamo calcolare i momenti torcenti dei due corpi. La formula per calcolare il momento torcente è forza peso per distanza al fulcro. Le distanze al fulcro ci vengono fornite dal testo del problema e sono 0,5 metri e 1 metro. Quindi il momento torcente di M grande è uguale a 68,6 N, ovvero la forza peso di M grande, per 0,5 metri e il risultato è 34,3 newton per metro. Poi, mentre il centro di M piccolo è uguale a 9,2 newton per 1 metro, quindi 9,2 newton per metro. Il momento torcente di M piccolo è un momento torcente che ha un vettore che entra, quindi è come se entrasse nel foglio. Infatti, dato che il momento torcente di M piccolo vuol far ruotare l'asta in senso orario, se noi applichiamo la regola della mano destra, notiamo che il pollice indica verso l'interno, per la direzione del momento torcente. Viceversa, invece, il momento torcente di M grande ha un vettore che va verso l'esterno. A questo punto possiamo notare che il momento torcente di M piccolo, quindi il momento torcente che entra, è maggiore rispetto al momento torcente che esce, infatti 9,2 è maggiore di 34,3. Di conseguenza l'asta ruota in senso orario, perché appunto il momento torcente che entra è più forte. A questo punto il problema chiede: quale forza applicate in B per ripristinare l'equilibrio? B è il punto più esterno del braccio di destra dell'asta. Quindi sostanzialmente il problema ci chiede, dato che abbiamo dimostrato che l'asta ruota in senso orario, dobbiamo applicare una forza nel punto B affinché l'asta non ruoti più ma resti ferma. E ci dobbiamo quindi calcolare questa forza. Ora però noi sappiamo che affinché l'asta non ruoti, quindi resti ferma, debba avere un momento torcente totale uguale a 0, e affinché il momento torcente totale sia uguale a 0, il momento torcente che esce deve essere uguale al momento torcente che entra. Ora noi però sappiamo che il momento torcente che entra, quindi il momento torcente di M piccolo, è maggiore rispetto al momento torcente che esce. Di conseguenza dobbiamo calcolarci il momento torcente della forza F che agisce nel punto B affinché il momento torcente che entra sia uguale al momento torcente che esce, e ce lo ricaviamo con una semplice sottrazione. Quindi il momento torcente di M piccolo, che è uguale a 39,2 N per metro, meno il momento torcente di M grande, quindi 34,3 N per metro, e il risultato è 4,9 N per metro. Ora, noi sappiamo due dati, infatti il momento torcente ce lo siamo calcolati adesso, e
Inoltre, in problema c'è scritto pure la distanza dal fulcro che è il punto B. Infatti, dato che il punto più esterno del braccio di destra, il braccio di destra è lungo 1,5 metri, in conseguenza il punto B dista dal fulcro 1,5 metri. Quindi, dato che a noi ci serve di cavare la forza, dobbiamo ricavarci la formula inversa della formula di calcolare il momento torcente, e quindi ci ricaviamo questa formula che dice che la forza è uguale al momento torcente fratto la distanza al fulcro. Quindi 4,9 newton per metro fratto 1,5 metri, che è uguale a 3,27 newton. Ora, il problema chiedeva nella prima domanda di calcolare e disegnare tutte le forze presenti sull'asta, e a noi ci manca di calcolare una forza, che è la forza vincolare, che è quella forza che agisce partendo dal fulcro e che impedisce al corpo, quindi all'asta, di traslare nello spazio. Quindi non di ruotare, ma di traslare nello spazio. Dunque, questa forza vincolare deve annullare quindi tutte le altre forze presenti sull'asse, appunto, che hanno un vettore opposto. Quindi, in pratica, le frecce delle forze che vanno annullate alla forza vincolare devono avere un verso opposto a quello della forza vincolare. Infatti, in questo caso la forza singolare va verso l'alto e le forze che deve annullare vanno verso il basso. E le forze che deve annullare sono appunto la forza peso di m grande e quella di m piccolo. C'è anche un'altra forza però, che è la forza che agisce nel punto B, che è una forza che va verso l'altro, quindi ha lo stesso vettore della forza vincolare. E quindi è come se andasse in aiuto alla forza vincolare. In pratica, quindi, la forza vincolare è uguale alla somma delle due forze peso che deve annullare affinché l'asta non andasse nello spazio, meno però la forza di B che ci siamo calcolati prima, che le va in aiuto. Quindi, se sono 8,6 newton più 39,2 newton meno 3,27 newton è uguale a 104,53 newton. Ora, a questo punto, in realtà l'asta, o meglio, la forza vincolare dovrebbe annullare anche un'altra forza, che è la forza peso dell'asta, perché l'asta ovviamente deve avere una forza peso, è impossibile che non abbia una forza peso. Però nel problema non ci sono le dati sufficienti per calcolarla. Quindi, soluzioni sono due: o non la calcoliamo oppure ci inventiamo dei dati. Ad esempio, possiamo immaginare che la forza peso dell'asse sia di 10 newton, quindi la forza vincolare deve annullare anche la forza peso dell'asta, quindi al risultato, cioè 104,53 newton, ci vanno sommati anche altri 10 newton, che è la forza peso dell'asta. E sì, fatto questo, l'esercizio è terminato.